Martino e la neve. Il bruchetto Martino si affaccia alla finestra e trova una bella sorpresa. «Evviva, sta nevicando!» esclama contento. «Mamma, posso andare a giocare con la neve?» chiede Martino. «Certo, però ricordati di metterti il cappello e la sciarpa di lana. Fuori fa molto freddo», risponde la mamma facendogli una carezza. «È troppo bello giocare con la neve!» esclama il bruchetto Martino, divertendosi a lasciare le sue impronte dappertutto. «Vado a chiamare Rossella, così mi aiuterà a fare un pupazzo grandissimo!» La coccinella Rossella arriva di corsa e insieme costruiscono un bellissimo pupazzo di neve. «Sembra proprio vero!» esclama Rossella soddisfatta, mettendo al pupazzo una lunga sciarpa rosa. «Manca ancora una cosa!» dice Martino, andando a prendere un berretto di lana. «Adesso è perfetto!» All'improvviso cominciano ad arrivare addosso ai due amici delle grandi palle di neve. Il bruchetto e la coccinella si nascondono dietro al pupazzo per ripararsi. Il grillo Antonello, Valentino, Marinella e Fiorella escono dai loro nascondigli. Inizia così una divertente battaglia con le palle di neve. Chissà chi vincerà! Ad un certo punto la mamma di Martino si affaccia alla finestra. «Non vi sembra che sia ora di rientrare? Che ne dite di una cioccolata calda?» «Che idea fantastica!» esclamano in coro Martino e i suoi amici interrompendo la battaglia. «In casa si sta proprio bene, ci voleva un po' di calduccio», dice Martino toccandosi il naso ghiacciato. «È stata una battaglia proprio divertente», esclama Antonello, togliendosi il berretto. «Questa cioccolata è davvero ottima», dice Rossella. «Allora ci rivediamo domani per giocare ancora assieme», propone Martino. «Certo, a domani», rispondono i suoi amici salutandolo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Fantavolando per essere sempre aggiornati sulle novità.